Lo stato della meteorologia in Italia e la diffusione delle previsioni meteo è il titolo della ricerca che la dottoressa Alessandra De Savino, laureata in Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Bologna, ha condotto per l'occasione di questo convegno. Come ci spiega l'autrice stessa, punto di partenza delle indagini è stata una mostra bibliografica tenutasi a Roma dal titolo Previsioni del tempo tra magia, empirismo e scienza. Questo titolo riassume efficacemente le tematiche che ruotano intorno alla meteorologia, una scienza primitiva, giovanissima allo stesso tempo. La previsione del tempo è stata in effetti un'aspirazione e un bisogno fin dall'antichità, quando l'uomo primitivo interpretava in chiave mitologica e magico-religiosa gli inspiegabili fenomeni atmosferici e loro indizi premonitori. Attraverso l'osservazione sistematica e l'analisi fisico-matematica si è arrivati nella seconda metà del XX secolo a porre le basi delle moderne previsioni del tempo, ma la meteorologia fatica ancora oggi ad essere riconosciuta dal grande pubblico nel suo status di scienza. Questo è vero soprattutto in Italia, dove ad un diffuso interesse non si accompagna una sufficiente promozione culturale della meteorologia. Molta gente si aspetta un presagio ed è pronta a criticare il meteorologo indovino che ha letto male i segni del tempo. Così però non ci si affranca dalle radici magiche. Nel passaggio verso la scienza è necessario far capire ai profani che la previsione è il prodotto scientifico di modelli in continua evoluzione, di dati raccolti con svariati strumenti ed elaborati da potentissimi calcolatori, pur restando comunque un'interpretazione dei fatti proiettata verso un futuro probabile, ma non certo. Chi dovrebbe farsi carico di promuovere questa consapevolezza e questa conoscenza, tutto sommato basilare, tra i profani, la gente comune, i meteo ignoranti? Forse le istituzioni. Ma quali istituzioni si occupano di meteorologia oggi in Italia e all'estero? Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e i servizi regionali dove presenti, ma anche il Ministero delle Politiche Agricole e la Protezione Civile. Da dove nasce questa disomogeneità tra strutture centrali e periferiche, militari e civili? Perché il Servizio Nazionale dipende dal Ministero della Difesa, mentre i servizi regionali, di istituzione relativamente recente, fanno riferimento ai rispettivi enti territoriali, o come nel nostro caso, alle ARPA? La storia ci dice che il primo ufficio centrale di meteorologia venne istituito in Italia con regio decreto nel lontano 1876, con l'intento di comporre gli interessi di diversi ministeri. Questo istituto civile esiste tuttora e distribuisce previsioni, pur facendo da qualche anno parte del Consiglio Nazionale di Ricerca Agricola. In seguito all'invenzione del volo e anche alle sue applicazioni belliche, il Servizio Meteo Nazionale si è però costituito come struttura militare, che proprio quest'anno festeggia 100 anni di esistenza. Questa struttura militare ha però competenze e funzioni che sono evidentemente anche di natura civile. C'è da chiedersi quindi se, sotto la spinta delle mutate condizioni storiche e sociali e vista la crescente richiesta di prodotti, sia pensabile che la meteorologia operativa in Italia possa essere sviluppata anche in un contesto non militare, in modo analogo a quanto accade anche in altri paesi del mondo. Riesce oggi il Servizio Nazionale a fare fronte a tutte le esigenze della popolazione e della comunità scientifica? Uno sguardo al contesto europeo fa capire che la situazione dell'Italia è abbastanza diversa dal resto d'Europa, dato che gli altri servizi meteorologici nazionali sono in genere civili, con l'eccezione della Grecia e del Met Office inglese, che è un'eccellenza dal punto di vista scientifico e dipende in effetti dal Ministero della Difesa, anche se il personale che vi lavora è quasi tutto civile. Potrebbe essere questo un modello per l'Italia? Vista l'entità delle strutture meteo nazionali, compresa quella italiana, appare chiaro che la meteorologia rientra nella categoria dei beni pubblici. È finanziata dai contribuenti, che dunque hanno diritto di sapere perché per lo Stato è necessario mantenere queste costose strutture istituzionali e anche perché il servizio pubblico, con l'invadenza dei privati, non dovrebbe retrocedere fino ad eclissarsi. Negli Stati Uniti una struttura federale si occupa di meteorologia con obiettivi e logiche, anche economiche, molto diverse dall'Europa. Il National Weather Service, che fa capo alla National Oceanographic and Atmospheric Administration, ha la priorità di contribuire ad arricchire la vita attraverso la scienza e di proteggere e informare la popolazione. I dati e le infrastrutture del National Weather Service sono messe al servizio di tutti, del settore pubblico, del privato e della comunità globale. In accordo con questa logica, i dati sono accessibili gratuitamente. In Europa le cose sono un po' più complesse. Essenzialmente i dati si pagano se con essi si sviluppano attività commerciali, altrimenti no, se si usano solo per compiti istituzionali, per esempio per scopi di protezione civile. Negli Stati Uniti l'istituzione non ha frenato però lo sviluppo del mercato, che
che si può far risalire già agli anni 80 con l'ingresso in campo di AccuWeather. Ma ricordiamo che in America esiste anche un American Meteorological Society che garantisce la serietà e la competenza di chi opera nell'ambito della meteorologia. Forse sarebbe meglio se anche in Europa e in Italia gli operatori del settore meteorologico, pubblico e privato, potessero offrire documentate garanzie di qualità. In virtù di questo, e venendo appunto all'argomento del convegno, ci è sembrato necessario valutare la situazione italiana soprattutto per quanto riguarda la comunicazione meteorologica. E anche per questo abbiamo chiesto alla dottoressa De Savino di offrirci la sua visuale, da esperta di comunicazione, su una situazione che ci appare ancora caotica e poco distinta. Dalle prime apparizioni in TV del colonnello Bernacca sono passati circa 50 anni. Com'è cambiata da allora l'offerta meteorologica in TV? La proposta delle reti RAI non si discosta molto dalla concorrente Mediaset, con la differenza che la RAI si affida molto al logo dell'aeronautica militare e alle figure legate all'aeronautica militare, alcune in divisa, altre in borghese. C'è ad esempio il Meteo 1 della mattina con le divise, mentre alla sera la rubrica Meteo è affidata a giornalisti in studio. C'è che tempo fa, erede della storica e prestigiosa rubrica di Bernacca, condotto da tanti anni da Guido Caroselli. Abbiamo Meteo 2, associato però ai TG delle ore di minor ascolto, e infine Meteo 3 con le rubriche nazionali e regionali senza presentatore. Sulle reti Mediaset i meteorologi appartengono prevalentemente al centro Epson Meteo. Il meteo del TG5 di studio aperto hanno caratteristiche simili, mentre quello del TG4 propone un collegamento con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e poi la rubrichetta delle meteorine. Anche nel TG5 hanno cominciato a preferire le Meteo Girls dall'estate del 2010. Di tutt'altro tenore, invece, è il programma RAI mattutino Buongiorno Regione. Qui in Emilia, così come in molte altre regioni italiane, per esempio, è un esperto di ARPA o di altra struttura regionale che racconta la previsione, negli stessi spazi in cui viene prodotta. Sulla 7 c'è Paolo Sottocorona, che si distingue per uno stile molto informale e comunicativo. Su internet alcuni fan lo ritengono il miglior Meteo Man del momento. Puntare a questo punto sull'autorevolezza dell'istituzione o sul corpo femminile? Puntare sulle capacità televisive del meteorologo o sugli interessi reali della gente? Soprattutto la RAI, nell'ottica di servizio pubblico, si domanda cosa vorrebbero sapere e vedere i telespettatori nelle rubriche meteo. Nell'era del digitale terrestre e della TV satellitare, l'offerta meteo televisiva non si riduce certo alle proposte di RAI, Mediaset e La 7. Ci sono canali digitali gratuiti, pay TV, tra cui le proposte di Class News per il digitale e Sky per il satellitare. Forse il futuro delle rubriche televisive nell'era di internet è proprio poter offrire prodotti meno generalisti che rispondano alle esigenze informative dei telespettatori? Si vuole perseverare nella logica del bollettino o si vuole migliorare l'offerta meteo in TV? Se non si vuole sperperare l'eredità di Bernacca, forse sarà il caso di cambiare rotta e tenere conto dei nuovi elementi di valutazione e soprattutto dei nuovi media. La vera rivoluzione in campo meteorologico è quella in atto da alcuni anni su internet. Al di là dei siti istituzionali, di cui ricordiamo quello nazionale dell'aeronautica militare e quelli regionali, ad esempio quello dell'Emilia-Romagna, sono i concorrenti privati che si stanno affermando nel web market delle previsioni meteo. Ma chi sono questi competitors privati nel web market delle previsioni? Il meteo.it, che si autodefinisce il sito di informazione più visitato in Italia, dati AudiWeb. Cosa ha portato il meteo.it a diventare in 10 anni il più cliccato sito web d'Italia? Un secondo soggetto è meteo.it, che rimanda al centro Epson Meteo con sede a Milano. Soggetto privato atipico perché si configura come ente di ricerca senza scopo di lucro, che non vende le previsioni ma le fornisce a rimborso degli oneri marginali. E l'esempio che vorremmo cogliere in questo caso è come si mantiene in vita una struttura così imponente e costosa, visto che senza scopo di lucro. Passiamo al terzo, meteoitalia.it, che si definisce una società specializzata nell'offerta di previsioni e servizi tecnologici innovativi, unici in Italia e di qualità superiore. Oltre a questi, abbiamo il milanese 3dmeteo.com. Diversi giornali, cartacei online e siti commerciali utilizzano i prodotti di questa società. La ricerca sul web ha mostrato una proliferazione di portali nazionali e locali che è impossibile inventariare. Lo sviluppo di tutti questi siti intorno al focus meteorologia e previsioni è stato possibile anche per la grande disponibilità di immagini e dati sulla rete. Questo è un elemento di cui tener conto nella riflessione sullo stato attuale della meteorologia in Italia. Sul web si colloca anche un'altra novità. La miriade di piccole e grandi realtà associazionistiche amatoriali di livello locale e nazionale.
Una di queste è la Società Meteorologica Italiana, presente sul web con il sito nimbus.it. Dal 2006 esiste anche l'associazione Bernacca, nata a Roma dall'incontro tra appassionati e personaggi noti del panorama meteorologico italiano. Abbiamo anche Meteo Network, che si propone di portare in alto la meteorologia nel nostro paese, visto il poco spazio e lo scarso interesse riservato dai mezzi istituzionali e di informazione, e Meteo Web, con interessi particolari nella protezione civile e tutela del territorio. Il comune denominatore di queste associazioni è la motivazione che spinge i soggetti ad autoaggregarsi, probabilmente per avere un ruolo maggiore, ovvero la necessità di supplire ad un'assenza istituzionale. La denuncia comune è la frammentarietà e la mancanza di coordinamento all'interno del variegato scenario italiano. Si osserva in questo caso, a differenza dei siti commerciali, che la distribuzione geografica delle associazioni risulta piuttosto omogenea e diffusa sul territorio nazionale. Laddove la cultura aziendale divide l'Italia, la passione per la meteorologia la riunisce. L'Italia meteorologica oggi non è più la stessa del colonnello Bernacca e della sua rubrica. In un paese che cambia in fretta, le istituzioni faticano un po' a stare al passo con i tempi. Il web sta guadagnando sempre più terreno e la scelta meteorologica è talmente vasta da confondere. Il mondo accademico non pare rispondere del tutto adeguatamente alla richiesta di professionalità in campo meteorologico e non promuove, se non in maniera limitata, l'istituzione di cattedre e corsi di studio specificatamente mirati. Quali possono essere gli sviluppi attesi a partire da questi dati attuali? È possibile immaginare una meteorologia certificata per garantire la professionalità, la competenza e l'esperienza di chi opera in questo campo? L'evoluzione scientifica e tecnica della meteorologia negli ultimi anni è un dato oggettivo e incontestabile. Si dovrebbe cercare di salvaguardare, organizzare e aggregare il valore aggiunto di questo progresso e non disperderne la magia nel caos di questo presente confuso.